been here long enough. Sicuramente se avete aperto questo video siete amanti del paranormale o magari siete solamente degli scettici curiosi. Ad ogni modo preparatevi perché in questo video parlerò di un caso molto interessante accaduto in America, più precisamente in Indiana. Protagonisti? Una casa, una famiglia e, stando a quanto dicono i testimoni, ben 200 demoni. Ma come sempre prima di iniziare, se vi piacciono i contenuti del mio canale, vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Tornando a noi, come dicevo, il caso di oggi è molto particolare perché a quanto si dice è ben documentato. Infatti, a differenza di altre storie simili, esiste una foto della polizia e come testimoni ci furono dipendenti della sanità pubblica americana e addirittura si dice della chiesa. Detto ciò, diciamo anche che il primo giornale ad occuparsi di questa storia è stato il Indianapolis Star, che riportò moltissimi documenti originali sul caso e anche molte testimonianze veritiere. Tra le tante interviste riportate troviamo quelle della polizia e del dipartimento di psicologi, ma anche appartenenti alla famiglia stessa, composta da 5 persone, ovvero la madre, la Toina Ammons, 3 figli, rispettivamente 2 maschi di 7 e 9 anni e una ragazzina di 12 anni, più la nonna Rosa Campbell, che si trasferì nella nuova casa che era sita in Caroline Street, nella cittadina di Gary, Indiana. La casa di per sé non aveva nulla di speciale, era la tipica casa del ceto medio americano, in una strada tranquilla come tante altre. Nulla faceva presagire quel che da lì a poco sarebbe successo. La storia e di conseguenza gli eventi strani iniziarono, si dice, dalla presenza di mosche. Sì, avete capito bene, mosche. Ma il problema non era una mosca, il problema erano sciami di mosche, grosse mosche nere che avevano trovato casa nella, si dice, veranda dell'abitazione. La cosa che sorprese la famiglia era, a parte il periodo che appunto era dicembre, quindi non molto favorevole, diciamo, al genere di insetto, ma appunto la cosa ancora più strana pare sia che più mosche venivano uccise da loro e più ne arrivavano. Non si parla di un solo moscone, ma da più mosconi, di sciami, ecco, inspiegabili. Ma mosconi a parte, le stranezze per la famiglia non finirono lì. Infatti si racconta che inspiegabilmente iniziarono a sentirsi dei passi pesanti che sembravano venire dal pian terreno, accompagnato, si dice, da uno strano scricchiolio della porta che faceva comunicare il pian terreno e la cucina della casa. Una notte la Toina Ammons decise di andare a controllare e cercare di capire di più, insomma, su questo strano rumore che sentiva, ma si accorse presto che in realtà non c'era nessuna motivazione dello scricchiolio della porta. Si accorse anche che sia la madre che i suoi figli dormivano profondamente. Quindi ne dedusse che non potevano essere loro gli artefici di quel scricchiolio. La donna quindi decise di non indagare ulteriormente e chiuse la porta a chiave, tornando a dormire.
anche se più avanti disse che subito dopo sentì lo stesso identico rumore. La notte seguente anche la madre di Latoina, Rosa, si svegliò sentendosi, si dice, osservata, e alzò così il capo per guardare e riuscì a intravedere una figura nera maschile che passava in corridoio proprio davanti alla porta, dirigendosi verso il soggiorno. La povera donna, spaventata da ciò che aveva appena visto, pensò fosse un ladro oppure un intruso, e diciamo che questo pensiero la fece sobbalzare praticamente giù dal letto. Ma effettivamente anche lei, andando a controllare, si accorse che in realtà non c'era nessuno. Ma la cosa davvero inquietante fu che si accorse che erano presenti sul pavimento delle impronte umide, impronte di scarpe molto grandi, che ovviamente, viste le dimensioni, non potevano appartenere sicuramente a nessuno della famiglia. A quel punto la donna, spaventata alla vista di quelle impronte, pensando appunto appartenessero a qualcuno che si fosse effettivamente introdotto nell'abitazione, pensò di chiamare la polizia, ma alla fine decise di lasciar perdere, visto e considerato che in casa in realtà era tutto tranquillo. Tuttavia la situazione andò a degenerare qualche giorno più avanti. Una notte, infatti, verso le 2 di notte, Latoina e la madre Rosa si trovavano, si dice, in casa con un gruppo di amici per ricordare una persona cara che era scomparsa recentemente. Latoina andò in camera della madre a prendere una foto del defunto. Entrando nella stanza dove la figlia dormiva, iniziò letteralmente a urlare. Tutti i presenti andarono a vedere cosa fosse successo di così spaventoso. I presenti furono terrorizzati e agghiacciati quando, arrivati nella stanza, videro che la figlia di 12 anni di Latoina stava lievitando sul letto inconsciamente. Tutti i presenti, terrorizzati e sconvolti, iniziarono a pregare. Dopo qualche minuto, che a tutti i presenti sembrò interminabile, la bambina, si dice che improvvisamente, cadde sul letto. Si destò e non ricordò nulla di tutto ciò che accadde pochi minuti prima. Dopo questo terribile episodio, la famiglia decise di chiedere aiuto alle chiese di Gary, ma come era prevedibile, nessuna di esse accolse la loro richiesta. Prese dalla disperazione, si rivolsero a due chiaroveggenti. Quest'ultime si recarono a casa Ammons e, appena entrate, effettivamente avvertirono e annunciarono che sentivano la presenza di 200 demoni. E no, non ho sbagliato a pronunciare. Le chiaroveggenti dissero esplicitamente demoni. E gli dissero anche a Latoina di rivolgersi assolutamente ad una medium per farsi aiutare a liberare la casa da quelle presenze diaboliche. Dopo la visita delle chiaroveggenti, la situazione peggiorò. Infatti queste presenze iniziarono, si dice, ad accanirsi contro i tre bambini di Latoina. Si racconta di come gli occhi dei tre bambini diventano protuberanti, di colorazione nerastra, sorridendo in maniera sinistra e diabolica. Ma la cosa ancora più inquietante era che le voci dei bambini cambiavano, assumendo un tono, si dice, molto profondo. In una testimonianza del figlio di 9 anni di Latoina, diceva che si sentiva la testa leggera e calda, il suo corpo si scuoteva senza sosta e non aveva possibilità di controllarlo quando era posseduto da qualcuno di queste entità. Un'altra testimonianza importante è quella dell'altro figlio di 7 anni, che molte volte si ritrovava in uno sgabuzzino parlando con un amico immaginario.
Ovviamente la madre non diede molta importanza a questo, perché molti bambini a quell'età hanno un amico immaginario. Purtroppo però la cosa strana è che il povero bambino, ad un certo punto, diciamo, di questa conversazione gioco, iniziava a gridare in preda al panico più totale. Ancora più inquietante fu che la madre lo vide volare addirittura fuori dal bagno, quasi come se qualcuno volle buttarlo fuori di proposito. Altra testimonianza importante è quella della figlia più grande di 12 anni che raccontò agli psicologi che si sentiva particolarmente strana, come se qualcosa la bloccasse mentre tentava di soffocarla, impedendole così di parlare e muoversi quando era attaccata da questa entità. In più aggiunse di sentire una strana voce minacciarla, che non avrebbe visto mai più la sua famiglia e che da lì a poco sarebbe morta. La situazione nei giorni seguenti peggiorò a tal punto che la povera famiglia decise di andare a dormire, si dice, in un hotel, ma non per molto, perché non potevano permettersi, diciamo, a livello economico di sostenere una tale spesa. Decisero quindi, non avendo alternative, di tornare nella loro casa. Arrivati a casa, la Toina decide di chiamare il medico di famiglia, il dottor Geoffrey Onikwu. Non so se si pronuncia così, come al solito, perdonatemi. Ma a quel punto la situazione era addirittura peggiorata. Era il 19 aprile del 2012 quando il dottore si recò in casa Ammons. Durante una dichiarazione all'Indianapolis Star, il dottore affermò che in ben 20 anni di carriera non gli era mai successo nulla di simile. Dichiarò che, appunto, appena entrato in casa Ammons ebbe molta paura. Infatti, appena egli entrò in casa, si vide immediatamente aggredire verbalmente dai bambini, che si dice iniziarono a maledirlo con voci profonde e innaturali. Ma l'evento che lasciò esterrefatto il medico fu quando vide il piccolo dei bambini volare, si dice, contro un muro, senza alcuna spiegazione apparente. In più, tutti e tre i bambini persero conoscenza e non c'era stato modo di farli riprendere. Il medico, trovandosi in una situazione che in qualche modo non sapeva e non poteva affrontare, decise di chiamare un'ambulanza e la polizia. Dagli Ammons arrivarono 6 o 7 agenti e un paio di ambulanze. I bambini furono trasportati subito all'ospedale. Fortunatamente due bambini ripresero conoscenza, ma il più piccolo gridava e scalciava, e si dice ci vollero ben 5 uomini per poterlo tenere fermo. Tuttavia, come da prassi, l'ospedale chiamò il Department of Children's Service. Questi dovevano appurare se i bambini fossero, diciamo, maltrattati o lasciati all'abbandono dalla madre e dalla nonna, e accertarsi che, appunto, la madre non facesse uso di alcol o droga. Per appurare tutto ciò fu chiamata la dottoressa Valerie Washington. La dottoressa, appunto, arrivò, si dice, all'ospedale e iniziò a fare domande alla Toina Ammons. Mentre la dottoressa parlava con la madre, il figlio più piccolo iniziò, si dice, a ringhiare, mostrando i suoi denti e i suoi occhi, si dice, si fecero completamente bianchi. Le pupille erano completamente sparite. Ad un certo punto il bambino strinse le mani al collo del fratello e non ci fu modo di farlo smettere, tanto che, si dice, furono chiamati 3 uomini per fermarlo, perché il fratello era quasi diventato cianotico.
Dopo questo evento, la dottoressa Washington e una infermiera, Willie Lee Walker, portarono i due bambini, si dice, in una stanza per parlare un po' con loro. La dottoressa rimase scioccata quando vide il bambino più piccolo ringhiare nuovamente al fratello e con voce profonda e innaturale gli disse che era arrivato il suo momento e che lo avrebbe ucciso. Ma come se non bastasse, il bambino più grande fece un sorriso sinistro, strano, e iniziò a camminare all'indietro, arrampicandosi, si dice, sul muro fino al soffitto, saltando sopra la povera nonna e atterrando sui suoi piedi. Tutti questi eventi agghiaccianti furono scritti dalla dottoressa Washington nel rapporto consegnato al DCC e confermate dall'infermiera Willie Lee Walker, dove scrisse: ha camminato sul muro, ha fatto un salto ed è cascato in piedi. Non c'è nessun modo in cui avrebbe potuto farlo, disse Walker all'Indianapolis Star. E non si trattò di una acrobazia, perché anche la dottoressa Washington riferì alla polizia che il bambino è scivolato sul pavimento, sul muro e sul soffitto. Alla vista di un prodigio del genere, le due donne corsero via fuori, terrorizzate dalla stanza. Dopo tutto questo, il bambino non ricordò assolutamente nulla. Gli assistenti sociali, tuttavia, decisero di allontanare i bambini dalla madre in via precauzionale. In quella casa c'era qualcosa di pericoloso, terrificante e orribile, e sicuramente non poteva essere combattuto o spiegato con la razionalità. Era il 20 aprile del 2012 quando il cappellano dell'ospedale metodista chiamò il parroco della chiesa di San Stephen chiedendo se avesse potuto, praticare un esorcismo al figlio di 9 anni di Latoina. Oramai tutti avevano capito che qualsiasi cosa comandasse i corpi dei poveri bambini era davvero qualcosa di soprannaturale, malvagio e qualcosa mai vista prima. A questo punto Don Michael Maginot chiese di incontrare la famiglia pochi giorni dopo la richiesta del cappellano. Durante l'incontro con Latoina e Rosa, il prete constatò strani avvenimenti come la luce del bagno che si accese e si spense da sola, senza alcuna presunta causa. Le tende anche del soggiorno, si dice, si mossero senza alcuna causa. Infatti risulta che le finestre erano tutte chiuse e in casa non erano presenti correnti d'aria. Ultimo evento accaduto durante la visita del prete furono le famose impronte umide delle scarpe che la signora Rosa Campbell vide proprio nel corridoio la notte che, diciamo, partì questa incredibile storia. Don Michael restò dagli Ammons per ben 4 ore e alla fine fu convinto che la casa fosse veramente infestata dai demoni, i quali, si dice, avevano preso di mira i poveri bambini. Consigliò a quel punto a Latoina e a Rosa di andare assolutamente via da quella casa. Le due donne ascoltarono il consiglio del prete e chiesero ospitalità dai loro parenti. Una settimana dopo, la famiglia, assieme alla dottoressa Valerie Washington, sotto l'obbligo del DCC, che voleva, diciamo, verificare le condizioni di vita dei bambini, ritornarono alla casa. La dottoressa Valerie, ovviamente, visto l'accaduto in ospedale, chiese a degli agenti di polizia di accompagnarla. Il gruppo arrivò alla casa, ma Latoina non volle entrarvi, ma sua madre Rosa lo fece. Appena entrati in casa, videro che il pavimento in cemento sembrava sradicato. Il registratore di un agente che aveva acceso per, diciamo, documentare il tutto smise improvvisamente di funzionare senza alcuna ragione apparente. Ovviamente, per continuare la documentazione del sopralluogo, un secondo agente accese il suo registratore e quando poco dopo riascoltò la registrazione vi trovò una voce sussurrata che non apparteneva a nessuno dei presenti, che diceva esplicitamente: ehi.
Prima di entrare in casa, un agente di polizia fece, si dice, alcuni scatti fotografici all'abitazione, che è diventata una delle foto più famose di questo caso, dove si vede una forma bianca nebulosa ad una delle finestre. Ma in casa, in quel momento, non era presente assolutamente nessuno. Quando la polizia analizzò la fotografia, si accorse tuttavia che c'era un'altra presenza sullo sfondo, una figura, si dice, femminile. E la cosa molto strana è che anche altri agenti scattarono delle foto con i loro cellulari, e anche in queste foto, si dice, comparivano strane forme. Ma altri eventi strani successero ancora ad altri agenti. Ad esempio, nel tornare al comando, la radio della loro volante iniziò a funzionare molto male. Un altro agente affermò che, rientrando nella sua abitazione privata, il cancello del garage non voleva saperne di aprirsi, seppur diceva che il telecomando funzionasse alla perfezione. Lo stesso dichiarò anche che il sedile del guidatore della sua macchina privata si iniziò a muovere avanti e indietro da solo, senza alcuna ragione apparente. L'uomo, spaventandosi, fece controllare il sedile incriminato da un meccanico, nella quale gli disse che per via di questi movimenti subiti il motore del sedile si era, diciamo, talmente rovinato che avrebbe potuto causare un incidente. Il poliziotto in questione non era credente, ma dopo tali avvenimenti, che lui ricondusse a tutto ciò che accadeva a casa Ammons, iniziò a credere nell'esistenza dei demoni. Nel mentre succedeva tutto questo, la famiglia Ammons veniva sottoposta a test psichiatrici di ogni genere, che non portarono a nulla. Tutto era normale, nulla di strano trovarono. In una visita ci fu anche la presenza di Don Michael, e fu chiamata un'altra assistente sociale, Samantha Illick, poiché la dottoressa Valerie Washington, si dice che dopo aver assistito a tutti questi avvenimenti, non volle più entrare in quella casa. In quel preciso giorno successe un altro fatto sovrannaturale che lasciò tutti i presenti senza parole. Uno strano liquido cominciò a gocciolare al pian terreno. Un altro liquido strano ed oleoso iniziò a sgocciolare dalla veneziana. Ovviamente nessuno dei presenti riuscì a capirne la provenienza. Un agente, si dice, che pulì il liquido e, uscendo dalla stanza, la richiuse a chiave. Quando dopo un po' vi ritornò dentro, quel liquido oleoso aveva ripreso a sgocciolare. Don Michael iniziò a tentare di capire come mai ci fossero quelle presenze demoniache in quella casa. Sarebbe stato facile spiegare tutto questo se qualcuno fosse morto in quella casa, oppure peggio ancora se fossero stati fatti rituali di magia nera. Tutti i presenti furono attratti per istinto dal seminterrato. Scesero lungo le scale e un agente scavò una buca di 4 piedi per 3 sotto le scale e rinvenne un'unghia rosa, un intimo bianco femminile, una spilla da camicia politica, un coperchio per una padella da cucina piccola e, per finire, un oggetto pesante che sembrava essere un pendolo da cartomante. Dopo aver trovato questi oggetti, l'agente ricoprì la buca e Don Michael benedì un po' di sale e lo sparse in tutto il seminterrato. Don Michael non aveva più dubbi e mai ne aveva avuti. Ci si trovava appunto di fronte ad una presenza demoniaca e quindi chiese subito l'intervento della diocesi. Purtroppo però la richiesta inizialmente non fu accolta, quindi dovette chiedere ad altri sacerdoti che avevano, diciamo, conclamata esperienza su esorcismi. Don Michael in quello stesso giorno celebrò un esorcismo minore che, diciamo, non ha bisogno dell'autorizzazione episcopale. Ed erano presenti due agenti di polizia e l'assistente sociale Samantha Illick. Per ben 2 ore durò l'esorcismo e in tutti i presenti vi era la sensazione che ci fosse qualcuno nella stanza insieme a loro.
Qualcuno di invisibile, ma che si poteva sentire il suo respiro, si dice, sul collo. Don Michael a quel punto tentò di farsi dire il nome del demone. La ricerca del prete tuttavia produsse alcuni buoni risultati. Infatti vennero a sapere che uno dei demoni presenti era Belzebù, il signore delle mosche. E questo spiegava, in un certo senso, l'infestazione di mosche che riscontrarono, gli Ammons. Poi ebbero anche altri nomi di demoni a cui, diciamo, piaceva torturare e ferire i bambini, che guarda caso era ciò che succedeva alla famiglia. A quel punto Don Michael ebbe il permesso dal vescovo di celebrare il rituale dell'esorcismo maggiore. Lo celebrò due volte in inglese e una volta in latino. Durante l'esorcismo, dice la Toy Ammons, pregavo, anche se ad un certo punto farlo mi divenne doloroso. Non era un dolore naturale, sembrava come se qualcuno tentasse di resistere e nello stesso tempo mi procurava dolore, un dolore fortissimo, quasi come il dolore del parto. Dopo il terzo esorcismo, la Toyn Ammons non ebbe più problemi, ma si dice che per scongiurare ogni rischio decise di trasferirsi a Indianapolis con tutta la sua famiglia e la madre. La casa protagonista di tutta questa storia e di questi sconcertanti avvenimenti divenne un centro di visitatori curiosi che volevano a tutti i costi vedere la casa più infestata d'America. Non starete mica pensando di volerla andare a visitare, vero? Anche perché ora non esiste più. Perché nel 2014 il produttore esecutivo e protagonista della trasmissione Ghost Adventures in onda su Travel Channel, ovvero Zach Bagans, che sicuramente molti di voi conosceranno, acquistò appunto la casa, si dice per 35.000 dollari. La sua intenzione era quella di girare un documentario in cui veniva raccontata tutta la vicenda della famiglia Ammons e della casa. Effettivamente il documentario Baggins lo girò. Si sa che ha fatto radere al suolo la casa, facendola rimanere viva solo nella memoria della gente. L'abbattimento della casa avvenne nel gennaio 2016. Lo stesso Bagans rilasciò una dichiarazione al giornale Indy Star tramite una mail che dice: c'era qualcosa in quella casa che aveva la capacità di fare cose che non avevo mai visto prima, cose che nessuno può spiegare. Nemmeno i credenti più fervidi. Tuttavia c'era in quella casa qualcosa di davvero molto oscuro, molto intelligente e potente. Bene amici, il video di oggi termina qui. Che dire, questo caso e questa storia mi hanno particolarmente sconvolta. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere come sempre nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like per farmelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!